La parola di vita di settembre 2023 è tratta dal libro dei Salmi, là dove dice: «Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre». La parola della scrittura che ci viene proposta in questo mese per aiutarci nel nostro cammino è una preghiera. È un versetto tratto dal Salmo 145. I salmi sono composizioni nelle quali si rispecchia l'esperienza religiosa individuale e collettiva del popolo di Israele nel suo percorso storico, nelle varie vicissitudini della sua esistenza. La preghiera, fatta poesia, sale al Signore come lamento, supplica, ringraziamento e lode. In questo respiro c'è tutta la varietà di sentimenti e atteggiamenti con cui l'uomo esprime la sua vita e il suo rapporto con il Dio vivente. Il tema di fondo del Salmo 145 è la regalità di Dio. Il salmista, sulla base della sua esperienza personale, esalta la grandezza di Dio. Grande è il Signore, degno d'ogni lode. Magnifica la sua bontà e l'universalità del suo amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si spande su tutte le creature. Riconosce la sua fedeltà. Fedele è il Signore in tutte le sue parole. E arriva a coinvolgere ogni essere vivente in un canto cosmico. Benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. L'uomo moderno, tuttavia, si sente a volte smarrito con l'impressione di essere abbandonato a se stesso. Teme che le vicende delle sue giornate siano dominate dal caso, in un succedersi di eventi privi di significato e di traguardo. Questo salmo, dice Giovanni Paolo II, è portatore di un rassicurante annuncio di speranza. Dio è creatore del cielo e della terra. È custode fedele del patto che lo lega al suo popolo. È colui che fa giustizia nei confronti degli oppressi. Dona il pane che sostiene gli affamati e libera i prigionieri. È lui ad aprire gli occhi ai ciechi, a rialzare chi è caduto, ad amare i giusti, a proteggere lo straniero, a sostenere l'orfano e la vedova. Ti voglio benedire ogni giorno. Lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Questa parola ci invita innanzitutto a curare il nostro rapporto personale con Dio, accogliendo senza riserve il suo amore e la sua misericordia e mettendoci davanti al mistero in ascolto della sua voce. In questo consiste il fondamento di ogni preghiera. Ma poiché questo amore non è mai disgiunto da quello per il prossimo, quando imitiamo Dio Padre nell'amare concretamente ogni fratello e sorella, in particolare gli ultimi, gli scartati, i più soli, giungiamo a percepire nel quotidiano la sua presenza nella nostra vita. Chiara Lubich, invitata a donare il suo vissuto cristiano in un'assemblea di buddisti, lo riassumeva così: il cuore della mia esperienza è tutto qui. Più si ama l'uomo, più si trova Dio. Più si trova Dio, più si ama l'uomo. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Thank you.
ma c'è un'altra via per trovarlo. Negli ultimi decenni l'umanità ha acquisito una nuova consapevolezza del problema ecologico. Motore di questo cambio sono in particolare i giovani che propongono uno stile di vita più sobrio, con un ripensamento dei modelli di sviluppo, un impegno per il diritto di tutti gli abitanti del pianeta ad avere acqua, cibo, aria pulita e una ricerca di fonti di energie alternative. In questo modo l'essere umano non può solo recuperare il rapporto con la natura, ma anche lodare Dio, avendo scoperto con stupore la sua tenerezza verso tutta la creazione. È l'esperienza di Venant che da bambino, nel suo Burundi natale, si svegliava all'albeggiare con il canto degli uccelli e percorreva nella foresta decina di chilometri per andare a scuola. Si sentiva in piena sintonia con gli alberi, gli animali, i ruscelli, le colline e con i propri compagni. Avvertiva la natura vicina, anzi si sentiva parte viva di un ecosistema in cui creature e creatore erano in totale armonia. Questa consapevolezza diventava lode non di un momento, ma proprio di tutta la giornata. Qualcuno potrebbe chiedersi: e nelle nostre città? Nelle nostre metropoli di cemento costruite dalle mani dell'uomo tra il frastuono del mondo, raramente la natura si è salvata. Eppure, se vogliamo, basta uno squarcio di cielo azzurro scorto fra le cime dei grattacieli per ricordarci Dio. Basta un raggio di sole che non manca di penetrare nemmeno fra le sbarre di una prigione. Basta un fiore, un prato, il volto di un bambino. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.